7 Up Rockers, sesta giornata di Serie C, ce la racconta Davide. Eh sì, Peppe, un saluto a tutti. 7 Up reduce da pareggio per 4-4 contro il Radio Fea Team, mentre i Rockers vengono dalla prima vittoria in questo campionato, 5-3 contro gli Staufen della settimana scorsa, un precedente da queste due compagini. Nella scorsa clausura vinsero i Rockers per 3-2, novità di formazione, 7 Up al completo, mentre per i Rockers debutta Madelon. Pronti via subito, Laskrich prova direttamente dalla lunetta di centrocampo, ma la sfera termina di poco a lato alla sinistra di Giubbaldo. E al quarto minuto proprio Laskrich sblocca il risultato e porta i 7 Up in vantaggio con un tiro dal limite deviato da un difensore su assist dalla sinistra di Incorpora. Quindi per 1-0. Al sesto minuto, quindi sembra scatenato, Laskrich è partito benissimo ed è il pericolo principale per la difesa avversaria. A sesto minuto vanno vicinissimi, era al doppio ancora con Laskrich, ma è sfortunato e colpisce il palo. Ma al quattordicesimo arriva il 2-0 di Cannella, un gol sotto porta su assist dalla destra, sempre di Laskrich. I Rockers rispondono in contropiede e si affidano alle conclusioni dalla media e lunga distanza, principalmente con Madelon, il migliore dei suoi al debutto, e ci prova anche la Monica. La squadra di Colmone quindi chiama il time out per sistemare un po' le idee, ma nulla di fatto, termina così la prima frazione di gioco ben gestita dai 7 Up. Nella ripresa, dopo un tiro a fil di palo di Madelon dalla parte opposta, i 7 Up vanno vicinissimi al 3-0 con Laskrich, con un bellissimo diagonale colpisce il suo secondo legno dell'incontro. Ma è al terzo minuto Madelon punisce i 7 Up realizzando il 2-1 su assist di Termini. Ma 2 minuti più tardi i 7 Up allungano ulteriormente le distanze con Cannella, che approfitta di una mischia furibonda in area di rigore e realizza così il 3-1. I 7 Up quindi insistono e al quattordicesimo si portano anche addirittura sul 4-1. Autore del gol è Cannella, che completa così la sua tripletta personale che regala i suoi bonus di 0,2. Saltando benissimo la Monica e anche Giubbaldo realizza il gol del 4-1. Nel finale, dopo 2 minuti di recupero concessi dal signore Scarpaci, Rockers sfortunati con Termini, che dalla destra colpisce in pieno la traversa. Finisce così 4-1 per i 7 Up, che hanno chiuso i primi 25 minuti in vantaggio di 2 reti, grazie appunto a un super Laskrich, autore di un gol e poi assist per il compagno Cannella, che nel finale di tempo si è fatto ammonire ingenuamente. Secondo tempo poi hanno preso un gol a freddo, ma poi con grande concentrazione, grande attenzione, grande unità di gruppo hanno ripreso in mano il controllo del match e hanno vinto questo incontro meritatamente. Per i Rockers indubbiamente primo tempo da dimenticare per i ragazzi di Colmone, troppa confusione, troppo nervosismo, vedi la munizione di Madelon, che comunque si è reso tra i più pericolosi dei suoi con le varie conclusioni dalla lunga distanza. Poi nelle riprese sono partiti bene, hanno subito accorciato le distanze con Madelon, ma poi forse per la troppa voglia di pareggiare in fretta hanno subito prima il 3-1 e poi il fatidico 4-1. Quindi prova da rivedere per i Rockers, che rispetto alla scorsa volta fanno passi indietro. Indubbiamente buona la prova di Madelon, il migliore dei suoi, così come Termini, che ci hanno un po' provato, sono stati quelli più pericolosi. Da rivedere la prova difensiva di La Monica, un po' anche troppo nervoso per i 7 Up. Questa è la strada giusta, dopo il pareggio della settimana scorsa tornano a vincere, 3 punti importantissimi, grandissima prova di Cannella, tripletta per lui, ma perché non citare la prova di Laskrich, che si è reso tra i più pericolosi, 3 migliori in campo e anche addirittura un grandissimo gol. Ti ringrazio Davide per questo contributo e ci sentiamo alla prossima. Alla prossima. Ciao.